interno ma all'esterno, cioè. Guarda che roba, guarda che bella Katrin Kafka, mentre la neozelandese Roxana Zamani è stata riconosciuta quale premio per la migliore creazione di un abito da sposa. Ecco l'uomo, l'unico uomo che ha vinto, te l'avevo detto prima di segnartelo. Sì, l'abbiamo segnato. Benissimo, eccolo qua, te lo ricordi? Igor nome? Galas. Benissimo, della Croazia. E poi salutiamo anche l'amico Elio Fiorucci che era presente un momento fa, è stato intervistato. Ecco qua. Ulteriori premi, ecco per qua, il danese, la danese Louise Langkild Larsen. Premio Furla Accessori, è stato vinta dalla rumena Musat Andrea. Il premio speciale Caleco è stato attribuito all'italiana Silvia Malentacchi, mentre il premio Otago Polytechnic Scholarship Award è andato all'olandese Marielle van der Ven. Infine il premio Clam è andato al duo Miriaki di Via Vilardo e Riccardo Polidoro della scuola Istituto Marangoni e IED, quindi Italia. Benissimo, guardami la seconda, Lorraine Rovira. Orrente, okay, della Spagna. Eccola qua, eccola, è arrivata in seconda momento. Allora, devo dire che Gorizia TV ha dedicato tutto questo spazio a questi, a questi futuri e grandi futuri stilisti, e abbiamo voluto veramente far vedere anche le prime azioni, visto che noi abbiamo anche un sito e che loro, ho dato i bigliettini e possono vederlo, e possono vederlo in tutto il mondo. Ecco, uno strano vestito ispirato forse al paese dei campanelli, sembrava quello delle fiabe. Probabilmente sì, probabilmente sì. Hai visto che felice? Ecco qua c'è l'intervista al presidente Gianni Rato, presidente dell'azienda Fiere Udine Gorizia. Ecco, guarda, la guarda che bacio Cesare, la affascinante Marzotto alla Elisabetta. Cesare, visto che bacio, ma devi stare attento a quelle cose, io so che sei geloso, ma devi stare attento, guarda un altro bacio Cesare, ce le porta via tutte, il grande conte Marzotto, hai visto? Il grande conte Matteo. Ecco, ascolta, ascolta. Eccolo lì, vai sulla prima Cesare, eccolo qua il gioiello. La prima classificata. Dall'Irlanda. Dall'Irlanda, quella Amanda Grogan. Eccola qua, guarda che bel gioiello, adesso vedremo anche i genitori. Guarda qua, lei ha vinto il premio, il primo premio. Bellissimo. Eccola qua, adesso andremo a intervistare il conte Marzotto, il bello ha detto che verrà a vivere a Gorizia e ci fregherà tutte le donne Cesare. Ne ha già tante che io penso non serva che freghi più niente nessuno. Ma c'è l'Elisabetta Fanciola, eccolo lì. In passato era stato anche il fidanzato della Campbell. Eccolo lì, vedi. Che adesso invece sposerà un magnate russo. Guarda, ecco qua la sorella, guarda i genitori della vincitrice, dimmi il nome di nuovo, dell'Irlanda. Dell'irlandese è Amanda Grogan. Eccolo lì, adesso facciamo un bell'intervista, immediatamente, guarda, è timidissima, è tutta contenta per aver vinto questo bellissimo premio. Cosa gli è andato, un morsacchiotto? No, ha preso bei soldini, Cesare, c'è il primo premio, guarda lì, adesso andiamo a intervistarle immediatamente, salutiamo la mamma, il papà e la sorella. Dal colore attenzione, dei capelli, attenzione. Ingrid solo. Bene, allora comunque tu sei la vincitrice. The winner. Noi ti facciamo tanti auguri di bye bye Gorizia TV. Bye bye Gorizia, thank you so much, I'm so happy. Ok, ciao ciao. È tanto felice. Ascolta, ascolta qua, Cesare. Lei so che le bacia tutte proprio. Mi sa che si sposerà con una friulana, quello dice loro. Guarda, guarda che bacio. Questo è il golfi. Senta, cosa mi dice di questa nuova location, di questi 18 anni, di questa Mittelmoda, che siamo sbarcati qua e che non piove, signor? Ecco, quella è la cosa più importante, che non ha piovuto. Il resto mi sembra tutto perfetto. Piazza meravigliosa, vedo i ragazzi che sono felicissimi, quindi io spero che la città anche sia felice. Comunque, grandi creatori allora. Questi sono i creatori del futuro, speriamo. Alcuni di loro potrebbero farcela. Benissimo, senta, qualcos'altro da dire agli amici di Gorizia TV? Io verrei a vivere qui, quindi magari chissà nel futuro. Ciao a tutti. Va benissimo, grazie. Attenzione. Mille. Magari benissimo. Cesare, attenzione. Ha un paio di scarpe che come... Ascolta, Ascolta. Ha dei tacchi... Vertiginosi. Vertiginosi che... I tacchi sono importantissimi per una donna. Poi una donna che conduce un premio così non poteva altro che avere delle scarpe meravigliose. Se volete vi dico anche di chi sono. Senta, ma però è contro anche le persone malintenzionate. Lei con quel tacco lì li distrugge. Ah beh, assolutamente. Ma i tacchi possono servire anche a quello. Bene, adesso a parte gli scherzi.
scherzi, eh. Senta, lei è un gioiello. Abbiamo un Richard Gere che gli tiene il microfono. È il fratello di Cesare. Adesso io mi avvicino. Lei a Gorizia non c'è mai venuta? Ero già venuta perché io sono una giurata. Io sono nella giuria del premio Mittelmoda. E quindi ero già venuta. È una cittadina molto molto carina. Mi dicono soltanto che è un po' troppo tranquilla. Sì. Nel senso che la sera i ragazzi devono emigrare. È vero? Perché, sa perché? Sa perché? Perché c'è certe persone che dormono. E qua è più una, come si potrebbe, una città per modello pensione, no? Però se viene lei qua si alzano anche quelli di 90 anni qua. Lei dice, ma io sì. Sono una giornalista televisiva e sto a Milano perché la televisione mia sta a Milano. Sta quindi... Esatto. Senti invece un'altra cosa. Allora, questa nuova location, perché visto che lei ha visto sia Piazza Vittoria, esatto, sia tante altre parti, questa cosa le sembra? Io l'ho chiamata la Piazza di Spagna di Gorizia. Lei cosa mi può dire? Ha ragione, è una piazza, mi piace anche più di Piazza Vittoria perché è più raccolta. Esatto. E quindi si sta... la partecipazione anche della città, mi piace molto e poi è sempre molto bello sfilare nelle piazze, molto. Seria, lei le è piaciuto quella che è arrivata prima? Mi è piaciuto però, mi è piaciuta moltissimo quella che è arrivata seconda. La seconda? Esatto, il mio cuore era più vicino alla seconda che alla prima, però voglio dire la creatività è così, è bello anche per quello, perché comunque ha tanti lati e può essere presa in molti modi. Io preferivo la seconda, anche se la prima ha fatto un buonissimo lavoro, sì, un lavoro molto creativo e importante. Senta, io ho intervistato il presidente che si chiama Conte Marzotto, esatto, no? E lui mi ha detto, guardi, io sposerei volentieri la principessa, la giornalista che presenta questa serata. Lei cosa mi dice? Non ci credo, Matteo Marzotto è un amico da tantissimo tempo, fidanzato, e non credo neanche sia uno che abbia voglia di sposarsi proprio immediatamente, quindi non è vero quello che ha detto? Non è vero. L'ho detto io, comunque va bene, senta un po', allora per concludere, visto che c'è un sorriso veramente speciale, vuole fare un bel saluto a tutti i nostri amici di Gorizia TV? Allora saluto tutti i telespettatori di Gorizia TV, avete una città meravigliosa, molto carina, molto a misura d'uomo, siete stati molto accoglienti e credete in questo premio perché è veramente una finestra sul mondo. Grazie mille, dia un bacio anche. Sarebbe perfetta la città di Gorizia se venisse anche l'Elisabetta. Hai visto? Bravo Cesare per la rima, e allora vogliamo salutare il gioiello della Lombardia, la signora Elisabetta, e l'aspettiamo per il prossimo anno, vero Cesare? Naturalmente, questa bene, invece era l'amica slovena che avevamo intervistato prima. Ecco, allora vogliamo ricordare, cari amici, il programma è finito. Spero che vi sia veramente piaciuto, cari amici, con tutti questi gioielli e poi, con Cesare, Richard che teneva il microfono a questa bella dolcezza. Allora un bel salutone da Roby e da Cesare. E voglio salutare questi miei amici, grandi sponsor, che danno la possibilità di poter continuare a vivere questo programma che si chiama Gorizia TV, che da 13 anni sempre con voi. Non muore mai! Nella buona e nella cattiva sorte. E speriamo che non muori di fame. Un saluto a tutti, un bacio a tutti, a tutte le dolcette, vero Cesare? Sì, certo. Ciao.